I sapori vanno in scena a Casa Gusto, allestita negli spazi dell'Archivio di Stato e dedicata alle eccellenze enogastronomiche, organizzata da Regione Piemonte e Camera di Commercio di Torino. Naturalmente qua si possono trovare almeno 70 aziende del territorio di Torino e della regione, in particolare 30 maestri del gusto, e cito un dato interessante: solo nel weekend abbiamo avuto oltre 700 degustazioni. Qui abbiamo portato la rappresentanza tra i nostri migliori studenti, in questo caso provenienti dal Messico, dal Perù e dall'Italia in genere. Mi piace Torino perché è una città ma piccola, quasi come un paese, raccolta. E anche passeggiare per il centro è fantastico. Ma la febbre da tennis continua a salire. Fino a domenica sarà disponibile per la colazione un dolce a forma di pallina da tennis prodotto in edizione limitata. Quindi una veneziana che viene poi ricoperta con una base di pasta frolla molto leggera, che cuocendo poi in forno si adagia alla pasta lievitata e quindi con un po' di colorante naturale ricorda una pallina da tennis. Farcita poi con una crema pasticcera alla vaniglia classicissima. Ma il cuore più pop e colorato della manifestazione è sicuramente il centro, con i negozi vestiti a festa. Con le vetrine, con l'interno dei punti vendita. Abbiamo anche creato dei drink per gli aperitivi, abbiamo delle fragranze dedicate agli ATP, che devo dire stanno anche richiamando l'interesse di diversi turisti. Come si vive l'atmosfera del centro? Fantastica. Ci ritroviamo sommersi da tanti turisti francesi, tanti appassionati inglesi. E personalmente per chi ti fate? Io per Sinner, tutta la vita. Sinner, assolutamente.